Ci troviamo a Genova, più precisamente a Cavignano, uno dei quartieri residenziali del centro città. Situata su una collina a una quota di 50 metri sul livello del mare, questa zona ospita varie località culturalmente importanti nella storia genovese, come ad esempio la Basilica di Santa Maria Assunta o ancora la monumentale Villa Croce. Tra tutti questi luoghi, uno in particolare spicca per la sua importanza e imponenza. Stiamo parlando dell'Ospedale Galliera, una delle principali strutture sanitarie della città. Edificato come opera pia nel 1877, l'ospedale fu una delle maggiori donazioni fatte alla città di Genova da parte di una donna straordinaria, la duchessa di Galliera, Maria Brignole Sale. Questa nobildonna, insieme al marito Raffaele De Ferrari, duca di Galliera, è responsabile del più grandioso esempio di concentrazione di opere benefiche e sociali che la storia genovese ricordi. La duchessa, infatti, mise a disposizione l'intero patrimonio suo e di suo marito in una serie di opere di beneficenza a vantaggio dei poveri o degli abitanti di Genova e Parigi. Ma perché tutto ciò? Cosa spinse la duchessa a investire tutte le sue ricchezze in opere di beneficenza? Qual è il motivo per cui oggi l'ospedale può portare avanti la propria attività, curando i pazienti? E ancora, come ha superato gli anni fino ai giorni nostri? Perché la duchessa vuole costruire l'ospedale di massima avanguardia? Per capirlo, è necessario fare un salto indietro nel tempo, arrivando fino al lontano 1811. Maria Brignole Sale nacque a Genova il 5 aprile 1811, in Palazzo Rosso, nel pieno dell'epoca napoleonica. I Brignole Sale facevano parte di una delle più antiche e importanti casate nobiliari genovesi. Il padre, Antonio Brignole Sale, fu una figura di primissimo piano nella scena politica internazionale. Fu abile ambasciatore diplomatico, tanto che venne inviato come rappresentante dell'allora Repubblica di Genova al Congresso di Vienna nel 1814 per tentare di impedirne l'annessione al Piemonte. Fu anche sindaco di Genova nel 1827 e presidente della Giunta degli Ospedali Civili di Genova nel 1828. Il padre influenzò non poco l'educazione della duchessa, la quale ne assorbì le idee politiche e sociali, oltre ad un'inclinazione alla beneficenza. È il 14 gennaio 1828 quando Maria Brignole Sale si sposa con Raffaele De Ferrari, membro della famiglia De Ferrari, altra protagonista nel panorama dell'antica nobiltà cittadina. I De Ferrari, al momento delle nozze, erano detentori di un considerevole patrimonio, patrimonio che Raffaele, rivelandosi un abilissimo imprenditore, investiva in vari progetti finanziari e speculazioni borsistiche in tutta Europa, ricavandone enormi profitti. Per dirne qualcuno, il nome Raffaele De Ferrari compare come finanziatore della compagnia che nel 1859 si occupò dell'operazione di taglio dell'Istmo di Suez, o ancora, è tra i nuovi fondatori della Banca di Genova, in seguito Banca d'Italia, nel 1858. Nel 1837 l'allora marchese De Ferrari acquistò un fondo di 1800 ettari di terreno tra Bologna e Ferrara, acquisendo così il titolo di Duca di Galliera. Da questo matrimonio nacque nel 1829 la prima figlia Livia, la quale purtroppo morì pochi mesi dopo. In seguito a questo doloroso episodio, e ad un incidente che portò alla morte di un servitore per mano del duca, la famiglia si trasferì in Francia. La coppia di sposi si trova in Francia quando, nel 1831, nasce il secondogenito Andrea. La duchessa fa crescere il figlio negli ambienti aristocratici parigini, legando le sue sorti a quelle della famiglia di Luigi Filippo, re di Francia. Infatti, il giovane Andrea cresce accanto a uno dei figli del re, il duca di Montpensier. I ragazzi frequentano gli stessi ambienti, hanno le stesse aspirazioni, sognano le stesse cose. E la madre vede nel figlio un futuro nuovo, in cui il destino dei De Ferrari
si unisce a quello della famiglia Regia di Francia. La morte di Andrea, avvenuta nel 1847 per un'epidemia, costituisce un episodio cruciale nella storia della famiglia. Non vi è dubbio che la duchessa nutrisse per il suo unico figlio grandi speranze. La grande affermazione del marito a Parigi, unita all'amicizia di Andrea con il figlio del re Luigi Filippo di Francia, la facevano sognare di un futuro ad altissimo livello sociale e dinastico, radicato in Francia. Nella capitale francese muore Andrea e si spezzano il cuore, la vita e i sogni della madre. Nel periodo successivo a questa tragedia, la duchessa entra in uno stato depressivo. L'età avanzata le rende difficile pensare di poter avere un altro figlio, soprattutto dopo il dispendio di energie spese in questi ultimi 20 anni con Andrea. Nonostante però il dolore per la morte del suo secondogenito, la duchessa non rinuncia alla sua discendenza e per questa ragione, nel 1850, all'età di 38 anni, dà alla luce colui che sarà l'ultimo dei suoi figli, Filippo. Filippo cresce in un contesto completamente diverso rispetto a quello del fratello maggiore, sia dal punto di vista familiare che da quello culturale. Dal punto di vista familiare, il padre è spesso assente, occupato nelle sue sempre più assorbenti speculazioni, e la madre non ha più le forze che aveva negli anni precedenti, ormai piangente e distrutta. Dal punto di vista culturale, invece, Filippo è affidato a maestri e a professori addetti alla sua educazione, molti dei quali dotati di una sensibilità critica verso quel lusso e le idee che esso rappresenta. Il salotto dei De Ferrari, inoltre, negli anni della sua formazione, ospita solo persone che si oppongono intellettualmente all'impero liberale e alla borghesia capitalista. Questo ambiente, pieno di contraddizioni, cresce dunque Filippo, il quale, con il tempo, inizia a ribellarsi via via agli insegnamenti, alle pressioni, alle insistenze dei genitori, assumendo atteggiamenti insofferenti e finendo, nel 1871, sulle barricate della Comune di Parigi, dalla parte dei comunardi, inneggianti a Marx, a Proudhon, a Bakunin. La presa di posizione di Filippo culminò proprio nel 1871, con la dichiarazione al padre di rinunciare alla cittadinanza italiana, optando per quella francese, privandosi così dei titoli nobiliari, tutti italiani. A quel punto crolla il mondo vissuto intorno ai duchi di Galliera. La nobiltà, a livello europeo, ha perso ormai il prestigio e il potere che aveva un tempo. Il 1870 è, infatti, la data che segna la fine del potere temporale dei papi con la presa di Roma, ed è anche la data che segna la decadenza dell'impero napoleonico in occasione della proclamazione della Repubblica di Francia. Il tradimento degli ideali della famiglia da parte di Filippo non è altro che il coronamento dell'Epifania, che il mondo di cui la duchessa faceva parte, ormai è finito. Fu così che la duchessa, insieme al marito, decise di devolvere la propria ricchezza al comune di Genova, iniziando l'operazione che prende il nome di Opera Pia Brignole De Ferrari, una serie di donazioni e iniziative atte alla riforma della città. Tra queste ricordiamo la donazione del Palazzo Rosso al comune, la donazione di 20 milioni di lire per l'ampliamento del porto di Genova e la costruzione di 3 ospedali nell'area di Genova e dintorni: il Sant'Andrea, il San Filippo e il San Raffaele. A seguito della morte del duca nel 1876, inizieranno i lavori per la costruzione di uno di questi ospedali, il Sant'Andrea in Carignano, costruzione che oggi prende il nome di Ospedale Galliera. Thank you.
Inizialmente bisogna dividere la storia in due argomenti ben distinti: prendere cura e prendersi cura. Prendere cura è una cosa essenziale per il lavoro medico. E da sempre l'uomo si è domandato sulle malattie e sulle cause e soprattutto sull'opportunità di sconfiggerle. La professione del medico è una delle più antiche. Vero è che le prime università furono per la facoltà di medicina e biologia. L'attività di prendersi cura, invece, riguarda tutto ciò che si manifesti nell'argomento dell'accudire una persona nel bisogno, nella vita quotidiana, dove quest'ultima è impossibilitata a fare le cose più semplici, dal confezionarsi i pasti e tutte le azioni giornaliere. Questo argomento principalmente si trova all'interno familiare, dove solitamente le persone più deboli hanno bisogno di assistenza. La professione di infermiera nella storia non è mai esistita, ma tramite le istituzioni della Chiesa ci sono degli esempi dove persone senza famiglia venivano accudite. C'è una bella descrizione di Camillo dell'Ellis che prima di diventare un santo era un soldato. Fu ricoverato per una ferita di guerra allo Santo Spirito a Roma. Lui non dormiva mai perché aveva paura che gli addetti dell'assistenza gli rubassero i suoi averi. Una svolta per la nascita della professione infermieristica la si ha nella metà dell'Ottocento, durante la guerra di Crimea. Il sovrano inglese si preoccupò di come l'esercito inglese e francese combatterono nel territorio prussiano, dove, oltre alla mortalità legata all'evento bellico, ci fosse un alto tasso di mortalità. Nell'esercito inglese, nell'ospedale militare da campo, dove venivano curati, c'erano condizioni pessime di igiene. Invece, nell'ospedale militare inglese ciò non succedeva perché le cure venivano affidate alle suore della congregazione di San Vincenzo de Paoli. Florence Nightingale fu una giovane di belle speranze che, quando vide all'interno dell'ospedale militare da campo francese tutte le impurità, dalle scarse condizioni igieniche al vitto inadeguato, decise al suo ritorno in Inghilterra di creare una vera e propria scuola infermieristica. La duchessa, quando fu in procinto di aprire la sua opera pia, volle i migliori medici che c'erano a quel tempo. Invece, fece molta fatica a trovare il personale infermieristico. A quel tempo si chiamavano servizi del prendersi cura. La duchessa si rivolse alla madre generale della Sapienza per chiedere tre suore che potessero venire in Italia e aprire una comunità all'interno dell'ospedale a Genova. La duchessa. Inizialmente le suore non facevano assistenza ai malati, ma alla gestione di tutti quei servizi domestici e alberghieri indispensabili all'interno di un ente ospedaliero per il buon funzionamento della struttura. Queste tre suore arrivano inizialmente a Sanremo e rimangono qualche mese per imparare la lingua italiana. Quando queste arrivano a Genova, sono affiancate inizialmente da tre uomini, con la funzione di capo infermiere. Come succede ai nostri giorni, anche a quei tempi si faceva il periodo di prova. Venivano assunti nel 1888 persone che non avevano nessun tipo di formazione e quindi iniziano a lavorare da zero. Nel momento in cui si deve dare il seguito a questa assunzione momentanea per farla diventare definitiva, succede un fatto veramente tanto curioso. Perché nell'immaginario collettivo, quando pensiamo al lavoro di infermieristica, pensiamo alle donne e non ai infermieri di sesso maschile. Nel 1889 si legge che, terminato il periodo di prova, vengono assunti solo gli uomini in quanto hanno dimostrato interesse per le attività, desiderio di apprendere e se commettono degli errori non sono da imputare da negligenza ma a ignoranza. Negli archivi del Galliera ci sono due storie parallele. Una storia è fatta dai documenti ufficiali, quindi un registro dove ci sono tutti i fatti precisi e resoconti morali. Nella seconda, che risulta più descrittiva, ci aiuta a capire come mai certe decisioni furono prese. Infatti, in questi resoconti morali si legge che le infermiere di sesso femminile venivano licenziate per il loro poco contegno, la scarsa cura nel vestire e un atteggiamento non rispettoso nei confronti delle suore. Inoltre abbiamo alcuni reparti dove si vede che anche a quel tempo c'erano le diete personalizzate.
Ogni paziente, in base alla patologia e alle diverse malattie, aveva una dieta realizzata per lui. Le cronache del tempo narrano che le suore parlavano prevalentemente in francese. Avevano imparato molte parole in italiano, quindi si facevano capire, ma non conoscevano il genovese. Pare che gestendo le corsie in modo quasi militaresco, questo dava un po' fastidio a quelle signore che lavoravano all'interno dei reparti, facendo lavori più umili e faticosi, per cui quando la suora ordinava qualche attività, queste, con una mimica facciale molto compilante e cordiale, si esprimessero in genovese, lasciando invece inventive e utilizzando un linguaggio non adeguato. Alcune visitatrici dei malati dell'ospedale, scandalizzate per questo fatto, andarono a riferirlo naturalmente agli amministratori dell'ospedale e procedettero in tal senso. Quindi, alla fine dell'Ottocento, l'ospedale Galliera non aveva le quote rosa perché abbiamo gli infermieri di sesso maschile ed è un fatto molto curioso. Il 19 gennaio 1893 a Galliera inizia il primo corso teorico pratico per infermieri e il direttore è il dottor Ferrando. In Inghilterra, per fare un parallelo, Florence Nightingale stava organizzando la sua scuola. A Genova, il dottor Ferrando stava prendendo carta e penna e incomincia a definire il primo programma di studi. Già alla fine dell'Ottocento si studiava anatomia, fisiologia, patologia e igiene, malattia, alimentazione e l'infermieristica, che veniva definita rimedi generali e applicazioni terapeutico di vario genere. Poi si studiava l'assistenza chirurgica, in particolare la preparazione del malato all'intervento, la sterilizzazione e il pronto soccorso. A quel tempo si richiedeva all'infermiere qualità morali, qualità fisiche, carattere dolce, una vocazione nel senso attitudinale in quell'attività che si riteneva qualità irrinunciabile, per fornire un'intelligente assistenza agli infermi per un buon andamento della cura, perché già la contessa aveva ben compreso che anche l'intervento chirurgico, più complesso e ben riuscito, poteva essere vanificato da una manovra assistenziale scorretta. L'infermiere si occupava della cura dell'ambiente, della somministrazione degli alimenti, delle cure igieniche, delle prescrizioni mediche e così dicendo. Ma anche il corso, così ben organizzato, non risponde ancora a quell'ideale di prendersi cura che l'amministrazione del Galliera aveva in mente. Infatti, nel 1908 nasce la prima scuola infermieristica a Genova. La scuola, come la definiamo noi ai nostri giorni, nasce nel 1933, quando viene emanato un egregio decreto che istituisce in Italia le scuole con vito professionali per infermieri e rimarrà tale così fino al 1972. Si poteva continuare a studiare per diventare ostetrica, capo infermiere o aiutante nella sala operatoria. La divisa era diversa in base al grado, ma principalmente erano vestite con una divisa bianca con un bordo colorato diverso per distinguere le alunne da infermieri veri e propri, calze bianche e con il velo bianco. Quando i colori non esistevano, c'erano i copricapi diversi. Le studenti del primo anno avevano la cuffietta, al secondo e al terzo anno veniva tolta la cuffietta e gli veniva dato un velo corto. Le infermiere diplomate, il giorno del diploma, ricevevano un velo lungo e a punta. Negli anni 80 la cuffietta venne abolita in quanto il malato poteva identificare la poca esperienza dell'infermiera. Parlare dell'aspetto legato alle infermiere, perché io ho lavorato 40 anni in ospedale, ma mi sono sempre occupata di formazione infermieristica, quindi la mia esperienza è più legata alla scuola che non alla realtà, diciamo, della vita di corsia. La scuola del Galliera è sempre stata una scuola, possiamo dire, molto selettiva, ma in una, come dire, accezione molto positiva di questo termine, perché di fatto nel corso degli anni ha sempre cercato di garantire la migliore qualità assistenziale possibile ai propri pazienti attraverso la preparazione, la formazione di infermieri adeguati al ruolo.
Attualmente, da quando è diventato corso, da quando c'è il corso di laurea in infermieristica, le norme per l'ammissione sono dettate a livello nazionale, c'è cioè la prova di ammissione, essendo una facoltà a numero programmato. Quando la scuola invece era una scuola professionale, l'ammissione veniva fatta attraverso un colloquio di tipo orientativo che si faceva con la direttrice. All'inizio esisteva proprio un percorso di come dire, orientamento durante il quale le aspiranti infermiere partecipavano alla vita della scuola attraverso momenti di formazione teorica e anche attraverso l'esperienza nei reparti, quindi un aspetto di tirocinio. Terminato questo periodo, veniva chiamato periodo preliminare, si faceva una valutazione e superata questa valutazione, se il risultato era positivo, l'allieva veniva ammessa in modo definitivo alla scuola infermieri. Questo è esistito da sempre, cioè anche quando non esisteva ancora la normativa nazionale per la formazione infermieristica, il Galliera ha sempre avuto molta cura, molta attenzione nella formazione degli infermieri, anche attraverso dei corsi a valenza interna, che sono sempre stati caratterizzati da un momento di prova, di selezione e poi la missione definitiva. Invece si ricorda di quando iniziò proprio la scuola infermieristica all'interno dell'ospedale? Allora, io ho iniziato esattamente il 18 di settembre del 1976. Avevo acquisito la maturità a luglio e ho iniziato la scuola. È stata, ecco, io racconto spesso questo aneddoto per tutta la mia vita, diciamo dai 7-8 anni ai 17 anni, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io rispondevo il matematico e tutti mi correggevano dicendomi la professoressa di matematica e io dicevo no. Il matematico, quello che studia il numero, che possiede l'essenza dei numeri e le formule. Poi, l'ultimo anno, pochi mesi prima dell'esame di maturità, ho partecipato a quello che adesso si chiamerebbe un salone dell'orientamento. Era una carrellata di ex allieve della scuola che io stavo frequentando che raccontavano la loro esperienza. Io ho frequentato l'istituto magistrale, quindi c'erano ex allieve che avevano fatto lettere classiche e che raccontavano di come ora insegnassero latino e greco a gruppi di studenti demotivati, qualcuno che aveva fatto la scuola per l'insegnamento della musica, e io ascoltavo queste persone. Che mi sembravano tutte di un grigiore inenarrabile, fino a quando l'ultima raccontò di come lei, finito l'istituto magistrale, si fosse iscritta alla scuola per infermieri professionali, perché allora si chiamava così, di Alessandria. Ne parlò con così tanto entusiasmo, con così tanta passione, che io scoprii lì una professione a cui nella mia vita non avevo mai pensato. E così feci la mia valigia dopo la maturità. Prima venni a Genova per prendere contatti con la scuola, capire un po' che cosa, come era organizzata, eccetera. Mi piacque immediatamente e da allora ci sono rimasta per 42 anni.
Bello. Allora, qualche aneddoto che è rimasto fuori ti ricorda di qualcosina che ti può raccontare? Allora, legata alla mia vita di studente, io ricordo che ci fu un grande sciopero generale del personale sanitario e quindi l'ospedale era veramente in grossa difficoltà perché gli infermieri erano tutti in sciopero, erano tra metà 78-79, c'era in ballo una revisione proprio del Servizio Sanitario Nazionale e quindi anche delle perplessità legittime degli infermieri. E allora, già a quei tempi, le suore non erano combattute, diciamo, da una parte da questo senso del dovere nei confronti dei malati e quindi avrebbero voluto mandare gli studenti in tirocinio quantomeno per garantire l'assistenza. Ecco, dall'altra però anche il rispetto per queste colleghe che stavano rivendicando, come dire, ecco, qualche cosa di giusto e di corretto per la professione. E allora, come dire, salvarono un po' a capre cavoli perché chiesero se eravamo disponibili a lavorare in un servizio di supporto. E io ricordo che fui inviata a lavorare, ad aiutare in cucina centrale, per cui per qualche giorno ricordo che preparavo questi pentoloni contando le porzioni di pollo da mettere per garantire poi il visto ai malati, no? E quindi diciamo tutelare i malati ma anche rispettare le istanze dei futuri colleghi. Invece un aneddoto riferito alla mia attività invece di insegnante all'interno della scuola, in epoche più recenti, gli studenti dopo le lezioni tenute allora dal professor Reali, che era il primario del centro trasfusionale, li aveva così tanto appassionati e motivati che tutti volevano diventare donatori di sangue, e però voleva dire fare un giorno di assenza dal tirocinio. E dato che ai lavoratori è sempre stato riconosciuto un giorno comunque di stipendio quando si andava a donare il sangue, vennero tutti a dirmi: ma ci contano le ore di tirocinio se andiamo a donare il sangue? Dico: ragazzi, io devo chiedere. Chiesi alla direttrice del tempo, che ci pensò un attimo e poi mi disse: sì, mi sembra una richiesta corretta. Allora io passai in tutte le classi, c'erano ancora le lavagne, quelle con il gessetto, e scrissi su tutte le lavagne: chi dona sangue alle ore contate. Bello, di questa è una bella. Cioè, la ringraziamo. I Beretti invece avevano una sorta di posti offerti dall'ospedale e quindi avevano un posto tipo come adesso, prendendo per esempio, un esempio, il Gaslini che offre un posto No, per le. no, il Galliera non ha, almeno io non ho memoria che abbia avuto un luogo dove offrire ospitalità ai parenti, anche quelli che vengono da lontano. C'è da dire che anche in passato il parente che voleva stare vicino
al proprio caro, ad esempio anche per l'assistenza notturna, lo poteva fare prima ancora che uscisse la normativa che adesso tutela soprattutto i soggetti deboli, fragili o gli anziani e consente anche la presenza del parente. Però per chi veniva da fuori regione, aveva bisogno di ospitalità, non c'era nessuna forma di convenzione con enti o strutture. Le caposala però so che erano un po' informate sulle realtà, ecco, sia nelle zone limitrofe all'ospedale che istituti religiosi che fornivano ospitalità e quindi davano poi indicazione ai parenti, ma non un'attività, come dire, istituzionalizzata. Un'altra domanda che potremmo proporle. Invece, voi infermieri potevate entrare nella chiesa dell'interno dell'ospedale? Allora, certamente. Diciamo che la scuola infermieri del Galliera era una scuola, come dire, aconfessionale, cioè rispettosa della religiosità di tutti gli studenti. In epoca recente, riferito alla mia esperienza, abbiamo avuto studenti ebrei, studenti musulmani tanti, ma anche studenti della Chiesa greco-ortodossa, perché la scuola del Galliera ha sempre avuto un grande respiro di tipo internazionale. Quindi abbiamo sempre avuto studenti anche provenienti dall'estero che quindi insomma mantenevano fede a quella che era la loro appartenenza religiosa. Vero è che la vita dell'ospedale comunque ruotava non solo in senso architettonico ma ecco attorno anche alla chiesa che è sempre stata un punto di riferimento. Quindi all'interno della chiesa si celebra ancora la messa domenicale, alcuni momenti forti della vita liturgica, della vita cristiana, quindi momenti di preghiera in avvento piuttosto che in quaresima, gli studenti hanno sempre partecipato a queste iniziative, per cui assolutamente si poteva andare in chiesa tranquillamente, la partecipazione è sempre stata favorita, ecco, non imposta, ma ecco, sicuramente favorita. Poi ci sono alcuni momenti che per chi è vissuto al Galliera sono comunque momenti forti. Ad esempio la festa di Sant'Andrea, che è il patrono dell'ospedale, ed è un momento in cui solitamente il presidente, il cardinale, l'arcivescovo della città di Genova, celebra ecco, la messa e quindi un momento forte. Negli ultimi anni poi anche l'occasione per salutare i neopensionati, ecco, quindi un momento di aggregazione sicuramente molto molto gradito. Abbiamo visto che in alcuni reperti fotografici, in ogni stanza riservata alle infermiere o agli infermieri, c'era sempre un cucinino. Cosa ci facevate, cucinavate? Allora, diciamo, la cucina del reparto ha avuto nel corso degli anni un uso che pian piano si è evoluto. Anticamente l'ospedale aveva una cucina centrale che confezionava i pasti, quindi il pranzo e la cena arrivavano in reparto in appositi contenitori termici, e la cucina del reparto serviva principalmente per
preparare le colazioni che invece venivano preparate nei singoli reparti e anche qualche preparazione particolare per alcuni pazienti interni, capo pomeriggio, una camomilla, una frullata. 50 anni fa, tra le prescrizioni terapeutiche, c'era anche il filetto, quindi diciamo una porzione di carne particolarmente indicata per persone con alcune patologie. Allora quello arrivava in reparto crudo e veniva poi cotto al momento. Attualmente pasti vengono veicolati dalla cucina centrale, però la cucinetta del reparto ha sempre un po' questa funzione, ecco, di preparare eventualmente qualcosa così in modo estemporaneo ed è anche un po' un luogo di incontro per il personale del reparto. Infatti, se non vuole posso sta infermiere pazienti. Oh, beh, direi proprio di sì. Ecco, il rapporto tra infermieri e pazienti, diciamo che l'aspetto della comunicazione, della relazione è sempre stato particolarmente curato. C'è da dire che in passato la degenza media era molto più lunga rispetto ai giorni nostri. Per cui con alcuni pazienti si instaurava anche un rapporto di grande conoscenza, perché la permanenza in reparto per alcuni superava addirittura il mese. Ecco, per cui c'era poi una frequentazione che portava anche a, come dire, della cordialità, della condivisione. Ora la degenza media si è ridotta tantissimo, però devo dire che ecco, il rapporto col paziente, ad esempio nel percorso della formazione degli infermieri, è sempre stato tanto curato. Tant'è che oggi, che il corso di infermieristica è un corso di laurea triennale delle professioni sanitarie, nell'esame di tirocinio l'aspetto relativo ha una importanza fondamentale, cioè all'infermiere si chiede di sapere, di saper fare, ma anche di sapersi rapportare, è fondamentale questo. Ok, sempre consultando gli archivi fotografici abbiamo visto che c'erano delle, diciamo, terapie, tipo la terapia, quella del massaggio con l'acqua. Adesso il nome non mi viene, ma voi infermiere potevate gestire, diciamo, di queste terapie, o alcune terapie in generale che offriva ai pazienti? Allora, questo riferimento a terapie in acqua Cioè, nel mi senso, adesso mi sfugge. viene in mente quella terapia, però possibile qualsiasi terapia. Allora, diciamo che allora, l'ospedale è un luogo di cura. Si è sempre preso cura dei malati e del proprio personale nella misura in cui diventa un malato, quindi un fruitore di servizi. Non c'è mai stato, io credo proprio come scelta anche di correttezza e di trasparenza, una sorta di, come dire, canale preferenziale di gratuità di prestazioni per cui normalmente si paga un ticket piuttosto che si deve fare una lunga lista d'attesa. E questo credo che sia proprio un segno anche di non, come dire, un atteggiamento punitivo nei confronti del personale, ma il rispetto di un criterio di giustizia, ecco, nei confronti di tutti i cittadini in generale. Poi è vero che la comunità
Galliera è, io posso parlare per la mia esperienza personale,